I lavoratori del call center del CUP dell'Aquila sono ancora al freddo in container da 10 anni. Nonostante le promesse dell'azienda sanitaria, dice Ginnetti della UIL, i dipendenti del call center del centro unico prenotazione dell'ASL dell'Aquila lavorano ancora all'interno di un container collocato all'ospedale San Salvatore, una sistemazione che doveva essere provvisoria dal 2009. Il segretario provinciale della UIL Funzione Pubblica Ginnetti torna a lanciare l'allarme per i 40 dipendenti del call center che da 10 anni ormai lavorano in condizioni precarie all'interno di un container rovente in estate e gelido in inverno. In occasione della conferenza stampa dello scorso agosto di presentazione dei nuovi locali del servizio vaccinazioni, che ospiteranno anche quelli del call center, si era annunciato, ricorda Ginnetti, che in poco tempo la situazione si sarebbe sbloccata e invece sono trascorsi altri 5 mesi. In questi giorni di gelo è ancora più urgente la necessità di dare una collocazione dignitosa a questi lavoratori che da anni operano con temperature proibitive e oggi lavorano in condizioni precarie perché alcune delle strumentazioni sono state già spostate nei nuovi locali. Alla piena disponibilità del manager Tordera, che da sempre ci ha garantito azioni concrete volte alla risoluzione della vicenda, non corrisponde, purtroppo, sottolinea Ginnetti, la solerzia di un ufficio tecnico, caratterizzato invece da una grande lentezza nell'espletamento delle procedure, conclude. La UIL è vicina ai 40 dipendenti da sempre, chiede una risoluzione immediata di una situazione che si trascina ormai da troppo tempo.